Un viaggio nella Siria del Nord, nelle terre dove si combatte l'ISIS, dove è in corso una rivoluzione. I protagonisti di questo viaggio durato 2 mesi sono due giovani cremonesi che sono in studio con noi questa sera. Ci parleranno non solo del loro viaggio, ma anche proporranno appunto a tutti un incontro pubblico per spiegare un po', raccontare quello che hanno vissuto. Sono con noi stasera Gianluca Rossi e Leopoldo Odelli. Buonasera. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire le ragioni che vi hanno spinto a un viaggio così lungo in un'area così, diciamo, particolare. Ma le ragioni di questa esperienza, di questo viaggio, nascono da un'esigenza collettiva che abbiamo sentito come giovani di diverse città italiane, scioccati, impressionati dalla brutalità e dall'orrore degli attentati dell'ISIS che in Europa negli ultimi anni hanno avuto come bersaglio, come obiettivo sempre dei locali pubblici, delle vie affollate, teatri, bar, luoghi simbolo, luoghi dove noi tutti ci identifichiamo, luoghi simbolo per la nostra generazione e siamo rimasti anche fortemente impressionati positivamente. Nasce anche da una stima verso altri ragazzi, altri giovani, giovani curdi, giovani siriani, che hanno deciso di difendere le proprie terre partendo dall'eroica liberazione della città di Kobane, liberando una città dopo l'altra e sconfiggendo proprio in questi giorni l'ISIS. Quindi, diciamo, è importante tenere alta l'attenzione sulla geopolitica in aree come quella appunto siriana di cui stiamo parlando, che sono anche contese dalle potenze internazionali. Qui avete potuto comunque verificare che non tutto quello che l'informazione passa è reale, cioè ci sono anche cose che non vengono portate a conoscenza delle persone. Sì, un altro delle motivazioni che ci ha spinto a intraprendere questo viaggio era anche appunto quella di cercare di fare una chiarezza in questo scenario comunque geopolitico, medio orientale, molto complesso, andando a toccare con mano, perché come sappiamo c'è un certo isolazionismo della Siria, sia dal punto di vista di un embargo a livello economico, sia a livello di informazioni che circolano su questo argomento. E quindi uno dei nostri ruoli del nostro viaggio è stato anche quello di produrre dei documenti scritti che sono disponibili sul sito infoout.org e che saranno anche pubblicati in questi giorni nell'evento Facebook Due Cremonesi nelle terre in cui si combatte l'ISIS, appunto dell'evento che si terrà domenica. E quindi invitiamo anche chi fosse interessato a seguire anche questa parte qui online, più documentaristica che abbiamo prodotto, anche perché appunto si è creato a livello di informazione mainstream tutta questa attenzione sull'ISIS e quindi anche questa strumentalizzazione della violenza nei nostri telegiornali, però poco si sa che dal 2011, dall'inizio delle primavere arabe siriane, nella Siria del Nord è in atto un processo di rivoluzione totale della società e che poi appunto questa parte di società è anche quella che si è schierata in prima persona per combattere sul campo appunto il nemico islamico. Perfetto, allora vogliamo rinnovare l'invito per domenica. L'incontro sarà il 14, domenica 14 alle ore 16:45 in via Speciano 2 presso il Forum del Volontariato, dove vi aspettiamo numerose e numerosi per parlare di Siria del Nord, tra guerra e rivoluzione. Grazie. Grazie di essere stati con noi, grazie. Grazie.